Ciao a tutti, diavoletti! Lasciate un mi piace in 2 secondi se volete essere salutati nel prossimo video! In 2 secondi? 2, 1... Lasciato? Tutti hanno lasciato un mi piace, fantastico, okay. Sono velocissimi. Ma adesso vogliamo lanciarvi una sfida più difficile. Ok. Guardate, in questa foto ci sono tantissimi serpenti, ma c'è un drago. Eh sì, fra tutti questi serpenti c'è un drago. Riusciti a trovare il drago nascosto in 5, 4, 3, 2, 1... Avete trovato il drago nascosto fra tutti i serpenti? I diavoletti sono super bravissimi, non c'è ombra di dubbio, ma... Okay. Anto, cos'hai in testa? Aspetta, adesso dobbiamo salutare Michele. Ciao Michele! Ciao Michele, un bacione! ciao! Ok, diavoletti, adesso vedrete una sfida super, super epica! Cos'hai in testa? Vinci, guarda, sulla mia testa io ho un canestro. Sì, lo vediamo tutti, Anto. Tu devi riuscire a fare canestro con questa pallina. Nel tuo canestro? Cioè, sì. Sulla tua testa? Vai. Cioè, nel canestro sulla tua testa? Sì, vinci, okay. Dai, 3, 2, 1, è una sfida super rara. Vinci, è una sfida super epica. Ci riuscirai? Certo che sì. Ok. Ma tu non muoverti troppo. No. Okay, ti stai muovendo ancora di più. Vai. Oh, no, scusami. Ok. Dai, provaci di nuovo. Ce l'ho fatta! Vinci, la pallina è dentro il canestro? Sì, è dentro il canestro che si trova proprio sulla tua testa. Wow, Vinci, come hai fatto? Sì, che bello, ce l'ho fatta. Sì, ce l'hai fatta. Un applauso per me. Vinci? Cosa succede? Ma chi? Sono delle impronte sul nostro muro? Eh sì, diavoletti, noi eravamo proprio qui e all'improvviso abbiamo visto delle impronte sul nostro muro! Cosa ci fanno lì? Ok, diavoletti, dobbiamo fare molta attenzione perché qualcuno è entrato in casa nostra! Uno sconosciuto? Eh sì, per caso? Guarda! Sono delle mani, e queste mani sono veramente molto spaventose. Perché sono sul nostro muro? Non lo so, sono delle impronte veramente molto sospette. Vinci? Ma qui cosa c'è? Perché ci sono tantissime foto? Ma di chi? Non capisco chi è. Diavoletti, chi è questo mostro? Questo è un mostro? Vinci, è pieno di tantissime. Foto! È pieno di foto! Ci sono tantissime foto, ma chi è questo mostro? Diavoletti, voi conoscete questo mostro? Ho veramente molta, molta paura. Commentate, conoscete questo mostro? Qual è il suo nome? Vinci, e se questo mostro fosse stato in casa nostra? Vinci, ci sono tantissime foto di questo mostro! Vinci, guarda! Guarda! Anche nel bagno? Sì, anche nel bagno! C'è un'impronta! Qui c'è un'impronta, ma guarda qui cosa c'è, Anto, un'altra foto! Eh sì, diavoletti, questo mostro è dappertutto! Ma chi è? È dappertutto in casa nostra! Cosa ci fanno tutte queste foto qui e perché casa nostra è invasa di impronte? Eh sì, diavoletti, quest'impronta è fresca e secondo me appartiene a questo mostro! Ok. Vinci? Oh no, è molto spaventoso. Cosa facciamo? Ho veramente molta paura. Cerca di sentire l'odore. Magari il mostro si nasconde da queste parti. Diavoletti, ho veramente molta paura. No, Vinci, non sento niente. Ok, ma sono delle impronte molto fresche. Quindi il mostro potrebbe essere qui, sotto il nostro letto. Vinci. Dobbiamo fare attenzione. Vinci! Cosa succede? Vinci! Guarda! Cosa? Vinci? Cosa succede? Diavoletti? Cosa succede, Vinci? Non lo so. Che cos'è? Restiamo a guardare. Diavoletti? Ma chi sono questi personaggi? Non lo so, lì c'è una volpe che sta cercando di mangiare cosa? Non lo so. Una gemma? Sì, è una gemma. Vinci? Cosa? Stiamo cercando di rubare le mie cose? Oh! Beh, non è molto carino. Aspetta, questo è il personaggio delle foto. In una simile circostanza ti butterai fuori senza pensarci. Vinci, che ansia, che... Mette fuori moda e comunque la festa non è nemmeno... Non sono qui per la tua festa, sono...
Diavoletti? Aiuto! Cosa succede? Aiuto! Bene, bene, ma tu sei viva! Non sei affatto morta! Sei in carne e ossa! Diavoletti? Ma chi è questo mostro? Sono dentro casa vostra? Cosa? Diavoletti? Ok. Cosa succede? Ciao, Anto. Ciao, Vinci. Ciao. Io sono il mostro di Billy Basta Up. Billy Basta Up? Diavoletti? Che cos'è? Un gioco? Ho una canzone bellissima da farvi ascoltare. Ok. Se volete ascoltare la mia canzone dovete superare le sfide più difficili del mondo. Cosa? Siete pronti? Sì. La mia canzone è stupenda. Ok. Nessuno mai l'ha sentita. Oh, che ansia. La prima sfida è riuscire a trovare la pignata rara scheletro e romperla. Cosa? Appena la romperete, vincerete. Ok. 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 Diavoletti, questo mostro, questo mostro. Aiuto! Guardate, proprio questo mostro, questo qui. Eh sì, ci ha lanciati una sfida. Noi potremmo sentire per la prima volta la sua canzone che nessuno mai ha sentito prima d'ora. E per sentire la sua canzone super speciale dobbiamo trovare una pignata scheletro. Eh sì! Che è nascosta proprio qui in casa nostra, quindi questo sconosciuto è entrato in casa nostra ed ha nascosto una pignata scheletro. Una pignata scheletro? Diavoletti, noi dobbiamo... completare tutte le sfide per ascoltare la canzone di questo mostro? Esatto. Vinci, la canzone di questo mostro come sarà secondo te? Ha detto il mostro che sarà super epica e nessuno mai l'ha sentita prima d'ora, quindi sono molto in ansia. Sì, voi avete mai sentito la canzone del mostro di... Billy Basta Up? Billy Basta Up, è così che si chiama? Vinci, ho molta paura. Io non ho mai sentito questa canzone e tutti vogliamo sentire questa canzone. Anto, Billy Basta Up, non so come si chiami, ha detto che nessuno mai ha sentito la sua canzone, quindi tutti i diavoletti sentiranno la sua canzone per la prima volta in questo video. Ah, aiuto! Se solo riuscissimo a trovare la pignata scheletro. Ok, tutti vogliamo la sfida. Sì, tutti vogliamo sentire la canzone di Billy Basta Up, vero? Quindi dobbiamo fare la prima sfida. E la prima sfida è riuscire a trovare la pignata scheletro. Sì, è quello il problema. Vinci, una pignata scheletro. Sì. Wow, che cos'è? Una pignata scheletro. No, Anto, è soltanto un gonfiabile ragno, guarda. È un gonfiabile ed è un ragno. Diavoletti? Sì. È soltanto un gonfiabile ragno? Sarà molto difficile trovare la pignata scheletro. L'ho sconosciuto, l'ha nascosta molto bene. Vinci la pignata scheletro! Lì, dietro di te! Diavoletti? È soltanto un peluche super morbidoso di un pipistrello. Wow, fammelo vedere! Wow, Diavoletti? È un peluche di un pipistrello? Ok. Al nostro cagnolino piace tanto. Bene, ok, basta. Anto, dai, vogliamo o no sentire la canzone super rara che nessuno mai ha sentito prima d'ora di quel mostro? Diavoletti, il nostro cagnolino vuole salutarvi. Oh, ciao, sì, ciao. Perché oggi siamo anche con il nostro cagnolino. Ciao, Hop, saluta tutti. Che carino. Non è super carino, ciao, guardate. Diavoletti. Ok, Anto, ma dai, dobbiamo metterci alla ricerca della pignata scheletro che potrebbe essere la anche qui sotto. La pignata scheletro! No, wow! Anto, è soltanto una zucca. Cosa? Non è una pignata? No. Non è una pignata scheletro? Non è una pignata scheletro, è una zucca di Halloween. Cosa? Ma perché oggi in casa nostra ci sono tantissime cose spaventose? Guarda qui cosa c'è, degli adesivi. Diavoletti? Wow, ci sono degli adesivi sul muro. Ma guarda, qui c'è una pozione, qui c'è un gattino che sembra una mummia, quindi non sono adesivi, guarda, bellissimi. Guarda qui! Ma io non capisco chi ha messo tutte queste cose di Halloween. Non lo so. Qui ci sono altri adesivi di Halloween. Guardate questo gattino e guardate questo, un fantasma. E poi qui c'è una pozione. Sì, Vinci, ma con io... degli occhi. Io ho molta paura. Dobbiamo trovare la pignata scheletro. La pignata scheletro. Esatto. Dove troviamo una pignata scheletro? È nascosta qui, Anto. Vinci, e potrebbe guarda, essere sotto questo cuscino, Vinci, non c'è niente. Guarda, guarda! Un lecca lecca!
Sì, e sopra c'è un occhio. Cosa? Oggi in casa nostra ci sono degli oggetti e dei cibi a quanto pare molto rari. Eh sì, diavoletti, avete mai visto questo lecca lecca con un occhio? Wow. Ok, lo assaggio? Sì. È buono? Vinci, stai mangiando... Vinci, stai mangiando un occhio? Ah, super buonissimo. Ok, diavoletti, la pignata scheletro non è da nessuna parte. Wow, guarda, qui c'è un occhio. Eh sì, c'è proprio un occhio. Ma non è la pignata scheletro. No, diavoletti, guardate, non è la pignata scheletro, è soltanto un occhio. Uno squishy occhio. Oh. Poi ci sono altri oggetti, ma non sembrano essere la pignata scheletro. No, questo è un fantasma. Diavoletti, questo è soltanto un fantasma. Boom! No, non è una pignata scheletro. No, assolutamente no. Poi ci sono dei lecca lecca super rari di Halloween. E poi guarda, amici, c'è anche... sì. È molto raro, vero? Molto raro. Sì. Questo si usa per bere, Anto, è veramente molto raro, non è bellissimo? Ma chi ha messo tutte queste cose qui, in casa nostra? Guarda, ci sono dei bicchieri molto spaventosi. No, aspetta, guarda qui cosa c'è, non ci posso credere, ne ho sempre voluto uno. Vinci, aiuto! Ok, si è rotto. Oh, diavoletti, ci sono veramente tantissime cose in casa nostra. Patatine? Sì, sono patatine super rare. Guarda, sì, Vinci, apri queste patatine. Oh no. Oggi casa nostra è piena di cose rarissime, non ci posso credere. Ma c'è anche una pignata scheletro nascosta qui e noi dobbiamo trovarla, Anto, altrimenti non ascolteremo mai la canzone di quel mostro. Eh sì, diavoletti, tutti noi vogliamo ascoltare la canzone di quel mostro di Billy Bastap. Cosa? Wow, 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 wow! Che buona! Vinci! Patatine super rare, sembrano anche buonissime. Proviamo. Vinci, è un pipistrello quello che stai mangiando? Sì. Ci sono tantissimi pipistrelli qui dentro. Wow! Dai, Anto, prova. Wow, diavoletti! Patatine, pipistrello! Prova. Oh! Ah! Ma perché questo mostro misterioso ha messo tutte queste cose in casa nostra? Non lo so. Aiuto! È molto strano. È molto strano. Okay. Questo mostro oggi è venuto qui a farci visita. Il nostro cagnolino ha molta paura di quel mostro. Sì, il nostro cagnolino ha molta paura. Ok, dobbiamo trovare la pignata scheletro. Se vogliamo ascoltare la canzone di quel mostro misterioso nuovo. Oh, chissà come fa quella canzone. Oh, 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 come fa quella canzone? Non credo faccia così, ma lo scopriremo presto perché Vinci, la pignata è vicina. Aiuto, aiuto! Cosa c'è lì? Una persona nascosta sotto un asciugamano? Diavoletti, c'è una persona nascosta sotto quell'asciugamano! Oh no! Ok, Anto, Vinci, vorresti avvicinarti? Potrebbe essere pericoloso. Quella persona potrebbe essere il mostro misterioso che vuole farci ascoltare la sua canzone. Vinci, dobbiamo avvicinarci. Dobbiamo avvicinarci. È molto rischioso, aspetta, fermati. Ok, 3, 2, 1... Qui sotto potrebbe esserci la pignata scheletro! Oppure il mostro misterioso che vuole farci ascoltare la sua canzone nuova! Aiuto! Aiuto! Okay. Mostro di Billy Bastap, sei tu? Cosa? La pignata! La pignata scheletro! Vinci, abbiamo trovato la pignata scheletro! Ok, quindi Vinci, adesso cosa? Vinci, è una pignata scheletro! Ok, l'abbiamo trovata finalmente, sì, è guarda, stato molto difficile. Guarda attentamente, diavoletti, sì, la bocca è di uno scheletro, gli occhi di uno scheletro... E la faccia intera di uno scheletro tutta bianca e poi super scheletrica. Ok, Vinci! Ce l'abbiamo fatta! Sì, adesso... Per vincere la prima sfida, dobbiamo rompere questa pignata! Ok, hai proprio ragione. Ok, e io? Guarda cos'ho, diavoletti, guardate cos'ho, venite con me. Cos'hai? Ok, Vinci, vieni con me, seguimi, seguimi. Ok, Anto, dove ci stai portando? Oh, oh, oh. Guarda, nel water c'è qualcosa! Hai nascosto qualcosa nel water? Vinci, vieni, avvicinati! Oh. Guarda, nel water c'è qualcosa! Oh, secondo me l'ha messo quel mostro! Sì. Un rompipignata osso? Sì, wow. Questo. Oggi in casa nostra ci sono cose molto rare. Diavoletti, adesso noi romperemo quella pignata con quest'osso. Esatto. Osso, rompipignata, andiamo, Anto, dai. Andiamo. Diavoletti, venite! Venite! Andiamo a rompere la pignata
e a scoprire cosa si nasconde al suo interno. Ok, potrebbe esserci il mostro. Ok, adesso noi romperemo questa pignata. Adesso, con... vai Anto, sì. Vai Anto. Con quest'osso, guarda Vinci, oh, è un osso. Wow. Ok, secondo voi cosa si nasconde in questa pignata? Dei giochini? Vinci, secondo del te? Del cibo? Vinci. Delle caramelle super rare? Vinci, secondo te potrebbe nascondersi il mostro? Potrebbe, okay. Sì. Diavoletti, e se si nascondesse la canzone del mostro? Io credo si nascondi il mostro qui dentro che adesso sta per uscire, quindi restate tutti con noi. Chissà cosa uscirà. Vinci, ho rotto la pignata. Vieni qui. Guarda. Cosa c'è, Anto? Nella pignata? C'erano degli occhi? Oh. Degli occhi? Ok, la situazione è sempre più spaventosa. E dei lecca-lecca? Lecca-lecca, ragni. Ok, ecco cosa abbiamo trovato in quella pignata. Diavoletti, guardate, sono proprio occhi? Oh. Eh sì, sono occhi. Sì, guardate attentamente, sono proprio occhi. Secondo me, Vinci, si mangiano. Guarda, adesso... Oh. Cosa fai, Anto? Vinci, guarda! È un occhio cioccolato! Wow! Molto buono! Ne voglio uno anch'io! E poi qui cosa abbiamo? Vinci, qui abbiamo dei lecca-lecca ragni! Wow! Wow! Dai, prova! Vinci, devo provare questo lecca-lecca ragno? Potresti trasformarti in un ragno gigante? Buono! Ok! Ok, basta! Ok, sentiamo, sentiamo! Ecco. Bravi! Siete sempre più vicini alla mia canzone. Wow! Sì, adesso guardate sul letto. Cosa? Andate a vedere sul vostro letto. Andiamo? Cosa? Ok, Anto, dobbiamo avvicinarci al nostro letto, l'ha detto il mostro. Diavoletti! E lì ci sarà qualcosa, sì. O no? Ho molta paura. Cosa c'è sul nostro letto? Perché quel mostro vuole farci avvicinare al nostro letto? Ci sarà una sorpresa per noi? Almeno spero. Oppure potrebbe essere qualcosa di molto spaventoso? Oh no! No! Vinci? Cosa? Cosa succede qui? Perché qui c'è una tomba? Eh sì, guarda, c'è scritto proprio RIP e c'è una tomba che... Oh, oh, e c'è una foto del nostro cagnolino. Lili. Chi? Diavoletti? Cosa? Il nostro cagnolino! Oh no! Diavoletti, guardate! Chi è stato? Sì, c'è una tomba, c'è proprio una tomba. C'è una sotto... foto del nostro cagnolino proprio sotto questa tomba. E proprio accanto a questa tomba c'è il nostro cagnolino scheletro. Diavoletti, guardate! È il nostro cagnolino! Oh, eh sì. Cosa ti è successo? Diavoletti, il nostro cagnolino è diventato... uno scheletro! Eh sì, il nostro cagnolino, guarda Vinci, è diventato uno scheletro! Cosa? Ok, diavoletti, il nostro cagnolino, proprio il nostro cagnolino, adesso è uno scheletro! Oh no, chi è stato? Chi è stato a ridurre il nostro cagnolino in questo stato? È terribile! Oh. Vinci, il nostro cagnolino l'abbiamo perso per sempre! Ormai, il nostro cagnolino non c'è più? Guarda, Vinci, la sua faccina, noi non la vedremo più! Perché vedremo la faccia di uno scheletro! Oh no, qualcuno ha trasformato il nostro cagnolino, che era proprio così, guardate! Super carino e super bellissimo, in uno scheletro! Senza... voce? Eh sì, il nostro cagnolino adesso non c'è più. Il nostro cagnolino non ci sarà più nella nostra vita. Guardate la sua coda, mi mancherà moltissimo. Questa coda dovrebbe scodinzolare in questo momento, ma invece no, è scheletrica. Vinci, ok. E le sue zampette sono uguali. Dobbiamo trovare un metodo per salvare il nostro cagnolino. Il nostro cagnolino non ci sarà più nella nostra vita. Vinci, fai vedere la sua foto a tutti. Siete pronti? È super carino, guardate. Eh sì, il nostro... Oh, no! Il nostro cagnolino mancherà a tutti noi. È molto triste. Hop! Hop, ci manchi tanto! Oh no, tutto per colpa di quel mostro. Io non voglio ascoltare la sua canzone.
Perché ci sta facendo questo? Cosa? Il vostro cagnolino non c'è più. Abbiamo visto. Mi dispiace. Se volete salvare il vostro cagnolino, dovete trovare l'occhio magico nascosto nella vostra casa. L'occhio magico. Sbrigatevi. L'occhio magico. Manca poco tempo. Cosa? L'occhio magico? Oh, Luigi! Se vogliamo salvare il nostro cagnolino... C'è una soluzione. Beh, sì. Trovare l'occhio magico. Il nostro cagnolino non sarà più uno scheletro, ma diventerà come prima. Il nostro cagnolino adesso è uno scheletro. Ma se noi vogliamo salvare il nostro cagnolino, che adesso è completamente uno scheletro, dobbiamo trovare l'occhio magico nascosto in questa casa. Dobbiamo sbrigarci. Sì. Dove potrebbe essere? Dietro la porta? Noi ti salveremo! Hop, mi ascolti! Noi ti salveremo! Tanto il nostro cagnolino non può ascoltarti. Adesso è uno scheletro. Ma possiamo ancora salvare il nostro cagnolino. Ehi, ciao Hop. Non ho mai visto i tuoi denti così da vicino. Ma noi dobbiamo salvare il nostro cagnolino. Perché sì. Non sarà uno scheletro per sempre. E questa tomba non sarà per molto sì. qui. No, questa tomba non deve esistere. No. Il nostro cagnolino resterà per sempre con noi. Ritornerà. Okay. Il nostro cagnolino ritornerà. Questi sono i suoi giochi. Vieni a vedere, Vinci. Oh, sì. sì. Diavoletti. Questi sono i giochi del nostro cagnolino. Al nostro cagnolino piaceva moltissimo giocare con i suoi giochini. Ok, Anto, basta. Basta. Ok. Dobbiamo cercare l'occhio magico. Ti ricordo che c'è un occhio magico nascosto in casa nostra e noi dobbiamo trovarlo. Ok, diavoletti. Un occhio magico per salvare il nostro cagnolino scheletro. Esatto. Ok, noi salveremo il nostro cagnolino scheletro. Perché troveremo l'occhio magico. Voi restate con noi. Occhio magico. Vinci, controlliamo nel bidet. Eh sì, controlliamo nel bidet. Lì potrebbe nascondersi l'occhio magico. Andiamo a controllare. Ehi, nel bidet. Non c'è niente. Diavoletti. Qui sotto? No, no, nel bidet non c'è niente. Oh, non c'è l'occhio nel magico. Nel water, nel water. Dobbiamo trovare l'occhio magico. Che non sembra essere neanche nel water. No, nel water non c'è niente. Già. Nel water non c'è niente. Qui c'è la fine. Nel lavandino. Cosa? Guarda, nel lavandino c'è qualcosa. Cosa c'è nel lavandino, Anto? Non c'è niente di importante. Non sembra essere l'occhio magico. Vinci. Ma aspetta, qui c'è scritto premi. Sì, push in inglese significa premi. Ok, secondo me dobbiamo... Cosa? Cosa? Abbiamo trovato? L'occhio super magico. Diavoletti, riproviamoci, guardate! È l'occhio! Ok. Diavoletti, c'è un occhio nascosto? Quindi abbiamo trovato l'occhio magico nascosto? Wow! Bravi! Il vostro cagnolino è tornato! È tornato? Oh, Vici! Guarda! Il nostro cagnolino non è più uno scheletro? Eh sì! Guarda, Vici! Non è più uno scheletro! Diavoletti! Il nostro cagnolino non è più uno scheletro! È la sua coda! Oh, Vinci! Il nostro cagnolino è tornato! Ed è super carino, guardate la sua coda! Sì, sta scodinzolando, è molto felice! Ricordate la sua coda quando era uno scheletro! Vinci, basta pensare allo scheletro! Basta pensare! Il nostro cagnolino è qui con noi! Oh. Diavoletti, finalmente! Finalmente! Ma aspetta, aspetta, aspetta. Adesso che ci siamo, che scherzo è stato questo? Vici! È stato uno scherzo di pessimo gusto da parte di questo mostro. Diavoletti, perché l'ha fatto? Diavoletti, notizia molto importante. Questo mostro misterioso. Eh sì, questo mostro misterioso che oggi è venuto in casa nostra. Mm-hmm. Ci sta facendo
tantissimi dispetti. Esatto. E noi adesso dobbiamo superare tutte le sfide per ascoltare la sua canzone. La sua canzone dice che sarà super bellissima, super epica e che nessuno mai ha sentito prima d'ora. Beh, vediamo. Qual è la prossima sfida per ascoltare la tua canzone? Tutti vogliamo sentire la tua canzone. Dai, parla. Adesso la terza sfida. Vinci avrà la tosse finché non supererai la terza sfida. Cosa? La terza sfida è riuscire a trovare la torcia magica e accenderla. Se no, Vinci avrà la tosse per sempre. Cosa? Cosa ha detto? Diavoletti, avete sentito? Devo superare questa sfida, altrimenti Vinci avrà la tosse per sempre. Esatto, è quello che ha detto. Vinci! Oh no! Oh no! Vinci! No. Oh no. No! Non riesco neanche a parlare. La tosse è molto forte. Perché ha fatto questo il mostro? Non capisco. Ok, Vinci continuerà a fare la tosse. E quando tu non avrai superato la terza sfida. Oh, Vinci! Esatto, la terza sfida. Oh, ok. Diavoletti, devo fare qualcosa, devo fare qualcosa, guardate! Oh, Diavoletti, guardate! Oh... Vinci sta continuando a fare la tosse! Vinci! Non mi sento molto bene, Anto, devi sbrigarti a completare la terza... la terza sfida! Oh, Diavoletti! Vinci alla tosse! E io devo superare questa sfida! Sì... Voglio far passare la tosse di Vinci! Eh sì, guardate! Dobbiamo far passare quella tosse! Eh sì, Vinci non deve più tossire! Oh, Vinci non deve più tossire! Eh sì, Vinci! Io ti farò smettere! Oh, sentite? 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 Mi dispiace molto, ma se vogliamo far passare la tosse, dobbiamo superare questa sfida. E la sfida è riuscire a trovare la torcia magica. La torcia magica? Ok, dobbiamo... Oh, la torcia! Cosa? Non è una torcia, è soltanto il gioco del nostro cagnolino. Eh sì, guardate. Uffa! Dobbiamo far passare la tosse di Vinci. Oh... Ok, dobbiamo trovare la torcia magica. Eh sì, forse si nasconde sotto questo cuscino. Cosa? Sotto questo cuscino! Venite! Venite! Come ho fatto in un solo tentativo? Eh sì, abbiamo trovato una torcia magica. Ok, diavoletti, ho trovato questa torcia magica. Ora vediamo se funziona. Eh sì, accendiamo questa torcia. Cosa? Guardate, diavoletti! Eh sì, questa torcia riflette un ragno. Eh sì, questa torcia riflette un ragno. Guardate. Eh sì, è proprio un ragno. È un ragno super gigante. Wow! È così bella questa torcia! Diavoletti, avete mai visto una torcia così bella? È super rara, super magica! E guardate, diavoletti! Adesso vi faccio vedere una cosa super rara! Eh sì, una cosa rarissima! Ok, guardate la torcia! Sì, cambia! Eh sì, guardate! Adesso sta... riflettendo un pipistrello! Eh sì, guardate! Un pipistrello gigante! E adesso guardate, guardate! 3, 2, 1... Già! Una zucca! Eh sì, adesso sta riflettendo una zucca! Oh, wow, questa torcia è super rara e super magica. Non ho mai visto questa torcia in vita mia. Wow, wow. E adesso guardate, guardate. Adesso... un fantasma! Wow, c'è un fantasma sul muro? Aspettate, guardate. Spento la luce e guardate...
C'è un fantasma gigante sul muro! Wow! Con la luce spenta è ancora più bello! Wow, che bello con la luce spenta! Wow! Cosa? Vinci? Mi è passata la tosse. La tosse? Vinci? La tosse non c'è più? No, guarda, riesco a parlare perfettamente e a dire tutte le parole. Oh. Non devo più tossire. Vinci? Abbracciami! Sì, che bello. Adesso non hai più la tosse? No. E puoi parlare. Adesso dove Vinci? Ho preso Vinci. Cosa? Se vuoi salvare Vinci, devi superare la quarta sfida. Cosa? La quarta sfida è riuscire a trovare lo scheletro parlante e devi parlare con lo scheletro. Ok, ok. Diavoletti, dov'è Vinci? Guardate, Vinci era proprio qui. Eh sì, Vinci era proprio qui. Ma poi, questo mostro ha rapito Vinci? Eh sì. Il nostro cagnolino è molto triste, è molto triste. Guardate, sta piangendo. Oh, riusciremo a trovare Vinci? Diavoletti, io ed Op, riusciremo a trovare Vinci? Oh, non piangere, non piangere. Ok, diavoletti, il mostro misterioso mi ha lanciato una sfida. Eh sì, se vogliamo salvare Vinci, dobbiamo trovare lo scheletro che parla. Eh sì, dobbiamo trovare lo scheletro che parla, ma dov'è? Lo scheletro che parla? Oh, è un'ottima domanda. Io non so dove si trova lo scheletro che parla. Dov'è questo scheletro? Guardate. Qui ci sono tantissime cose, ma non ci sono scheletri che parlano. No, non ci sono scheletri che parlano. Uffa, qui ci sono gattini, eh sì. Qui ci sono gattini scheletro, ma... Oh, diavoletti, devo fare qualcosa, perché... Oh, quel mostro misterioso ha rapito Vinci! Eh sì, è entrato in casa nostra e con le sue mani ha rapito Vinci! Ok, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo vincere questa sfida, così salviamo Vinci e ascolteremo la canzone di questo mostro! No, 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 no! Eh sì, dobbiamo ascoltare la canzone di questo mostro! Oh no! Ok, ma dove troviamo uno scheletro che parla? Diavoletti, dobbiamo trovare uno scheletro che parla? Oh! No, è soltanto un ragno gigante. Non è uno scheletro che parla? No, è soltanto un ragno. Ok, qui c'è un occhio. Non è uno scheletro che parla. Quest'occhio è veramente molto squiscioso. Guardate, eh sì, è molto squiscioso. Ok, lì c'è un fantasma. Diavoletti, dov'è lo scheletro che parla? C'è uno scheletro che parla in questa casa? Eh sì, c'è proprio uno scheletro che parla in questa casa. Aspettate, voi sapete che in questa casa si nasconde un passaggio segreto? Eh sì, in questa casa, proprio in questa casa, c'è un passaggio segreto. Eh sì, in questa casa c'è un passaggio segreto. Guardate, eh sì, qui c'è una piccola porta segreta e forse noi possiamo aprire questa porta con questo. Eh sì, guardate, mettendo questo qui. Cosa? C'è una porta segreta? E dentro... Diavoletti, ho trovato un passaggio segreto. Accendiamo la torcia. Guardate, guardate, diavoletti, è un passaggio segreto. E qui c'è... uno scheletro? Ok, prendiamo questo scheletro da questo passaggio segreto. Eh sì, questo è un passaggio segreto.
Wow, non ho mai visto una cosa del genere. È una porta segreta e... Una stanza segreta? Ok, è qui dentro. Abbiamo trovato... Uno scheletro, ma questo scheletro non parla. Ehi, scheletro, riesci a parlare? Dai, devo vincere questa sfida. Scheletro! Scheletro, dai, parla! Ok, diavoletti, io non capisco, ma perché questo scheletro non parla? Ehi, scheletro, devi parlare, se no io non vinco questa sfida. Eh sì? Oh, per vincere questa sfida devo far parlare questo scheletro. Ma come faccio? Forse devo dire ciao? Ciao, scheletro! Ciao! Ciao! Perché non parli? È un grandissimo problema! Questo scheletro non parla! Io non farò mai ritornare Vinci! Questo scheletro deve parlare! Ehi, dai! Ehi, mostro, dammi un consiglio! Come faccio a far parlare questo scheletro? Ti do un consiglio. Se vuoi parlare con lo scheletro, devi trovare il cappello magico. Il cappello magico? Ok, se noi vogliamo parlare con questo scheletro... Dobbiamo trovare un cappello magico? Ok, farò di tutto per salvare Vinci. Eh sì, oh! L'ho già trovato. Guardate, su questa sedia... Notate anche voi qualcosa? Eh sì, è una sedia tutta nera, ma lì c'è un cappello. Eh sì, ok. Eh sì, guardate, un cappello con la faccia di uno scheletro e con le mani di uno scheletro! Oh, ok, che ansia. Secondo me, per parlare con lo scheletro, eh sì... Per parlare con questo scheletro, dobbiamo indossare questo cappello. Ok, indossiamolo. Indossiamolo subito. Dai, 3, 2, 1. Ecco fatto, ho indossato il cappello. Oh, mi sta bene? Secondo voi mi sta bene? Oh. Non dobbiamo pensare a questo. Ora io ho indossato questo cappello. Ehi tu, scheletro, parla! Dai, parla! Parla! Cosa? Aiuto! Diavoletti, aiuto! Questo scheletro ha aperto gli occhi? Eh sì, questo scheletro ha aperto gli occhi! Wow! Wow! Ok, cosa? Li ha chiusi? Ciao! Diavoletti, questo scheletro sta parlando con me? Eh sì, ok. Facciamo una domanda a questo scheletro. Scheletro, come stai? Bene. Bene? Ok, adesso ti risvegli? Scheletro? Cosa? Questo? Ciao. Questo scheletro è molto spaventoso. Molto spaventoso! Non ho mai visto una cosa del genere! Mai! Mai in vita mia! Aiuto! Chi ha messo tutti questi oggetti qui? Ecco fatto! Lo scheletro ha parlato! Sì! Adesso guarda! Vinci sta tornando! Cosa? Vinci! Vinci! Dove sei? Cosa? È stato terribile, ho incontrato il mostro nella vita reale. E hai sentito la sua canzone? No, purtroppo non ancora. Ok. E tu? No, non ho sentito la sua canzone. Ancora no, ancora niente. La sua canzone è ancora un mistero da scoprire. Io ti ho salvato, ti ho salvato! Ma è stato terribile, il mostro... Ci sta portando allo sfinimento, ma non vuole farci ascoltare la sua canzone. È molto difficile ascoltare la canzone di questo mostro, Diavoletti. Perché come dice,
è molto rara da ascoltare, nessuno mai l'ha ascoltata prima d'ora. Riusciremo ad ascoltare la canzone del mostro di Billy Bust Up? Riusciremo ad ascoltare la canzone di Billy Bust Up? Certo che ci riusciremo, Anto. Di certo ci saranno altre sfide difficilissime, ma noi le supereremo tutte perché dobbiamo ascoltare la sua canzone. A me piacerebbe molto ascoltare la sua canzone. Ok, qual è l'ultima sfida? Oh, Vinci, che fai? Non è che ha ipnotizzato Vinci? Oh. Non lo so, non mi sento ancora molto bene, ma noi ascolteremo la sua canzone. Ok, chissà quale sarà la canzone di questo mostro. Voi non restate, avete ansia? Esatto, restate con noi perché anche voi ascolterete con le vostre orecchie la canzone di questo mostro. Dai, mostro! Qual è la prossima sfida? Dai! Cosa? Adesso c'è un'ultima sfida per ascoltare la mia canzone. Di pure. Dovete riuscire a disegnarmi. Velocemente. Velocemente. In poco tempo. In poco tempo. Diavoletti, dobbiamo riuscire a disegnare questo mostro in poco tempo. Ok, Vinci, dobbiamo prepararci. Vieni qui, Vinci. Ok, Anto, ti stai mettendo già in postazione? Sì, Vinci, qui ho un foglio. Oh. Guarda, qui ho un foglio bianco. E lì? Oh, sì, i pennarelli, perfetto. Ok, diavoletti, dobbiamo disegnare questo mostro. In pochissimo tempo? Sì, così ascolteremo la sua canzone. Una volta per tutte. Eh sì, ascolteremo la canzone di questo mostro, quindi... Anto, ci pensi tu? Sì, lo sto facendo io, okay, Vinci. Ok, dai, io ti aiuto. Resto Vinci. Qui accanto a te. Vinci, va guarda, bene, ce la farai. Guarda molto bene. Sì, sto guardando e sta iniziando molto bene. Sta andando molto bene, continua così. Ok, diavoletti, sto facendo questo disegno così velocemente. Ascolteremo noi... la canzone del nuovo mostro. Eh sì, ascolteremo la sua canzone. Tutti vogliamo sentire la sua canzone, quindi adesso... Siamo tutti molto in ansia. Eh sì, siamo tutti molto in ansia. Dai, Anto, il fiocchetto è molto facile. Vinci, è difficile. Lo so, ma devi impegnarti. Che ansia. Ok, diavoletti, sta avvenendo bene, secondo voi? Molto bene, sì. Ok, stiamo facendo il disegno del mostro Billy Bust Up. Esatto. Ok, diavoletti, ok, quasi fatto. Ci sei quasi, adesso mancano solo gli occhi e la bocca super gigante, guarda. Ok, gli occhi, disegniamo gli occhi, ecco fatto. Ok, Anto si sta impegnando moltissimo, abbiamo pochissimo tempo. Va tutto bene? Sì, aspetta. Adesso devo fare la bocca, quindi guarda Vinci, guarda. Tutta la faccia, guarda. Sì. Dai, Anto, non sbagliare, non puoi sbagliare proprio adesso. Il mostro potrebbe non farci mai più ascoltare la sua canzone. E noi abbiamo lavorato tanto per questo. La bocca l'ho fatta. Adesso dobbiamo solo colorare il disegno. Dai, coloriamo, diavoletti. Questo mostro è anche entrato in casa nostra. Non ci posso credere. Guardate, qui ci sono le impronte. E le impronte non mentono mai. Queste sono le mani di questo mostro. Il mostro di Billy Bust Up. Sì, op, non è spaventoso? Anche tu pensi che sia spaventoso? Eh sì, ti ha anche trasformato in uno scheletro. Eri super carino, ma per te era arrivata la fine. Ma guardate, Anto, ci sei quasi? Sì, quasi. Guarda, vediamo. Vinci, manca poco. Pochissimo. Sì, manca pochissimo. Manca meno di un secondo. Vinci! Fatto. Sì, il disegno. Guarda. Sì, diavoletti. Anche a voi sembra quasi identico. Eh sì, è proprio identico. Vinci, ho fatto un ottimo lavoro. Un ottimo lavoro. Disegno completato. E vai. Ok, diavoletti, secondo voi quale sarà il risultato? Non lo so. Ho veramente molta paura. Ascolteremo o no la canzone di questo mostro adesso? Vinci, e se avessimo perso questa sfida? Oh no. Oh, diavoletti, secondo voi questo disegno è giusto? Oh, io non lo so. Oh, vi piace questo disegno? Guardate, Vinci sta piangendo. Voglio ascoltare la sua canzone.
Oh, tutti noi stiamo piangendo. Secondo voi, quale sarà il risultato? Aspettiamo, aspettiamo. 10, 9, 8. Ok, Yanko, sta passando molto tempo, ma il risultato non è ancora qui, perché? 7, 6, 5, 4. Fra poco sapremo il risultato. 3, 2, 1. Bravi. Bel disegno. Eh? Ecco la mia canzone. Shh, ascoltiamo. Eh? Diavoletti, stiamo per ascoltare la canzone del mostro? Diavoletti, fra poco ascolteremo la canzone di questo mostro! Del mostro di Billy Basta Up? Quindi, diavoletti, non perdetevi questo momento super epico! Super epico, una canzone che nessuno mai ha sentito prima d'ora? Wow! Fra poco, sentiremo la canzone di Billy Basta Up! Una canzone mai sentita prima d'ora! Wow, wow, wow! Dai, dai, dov'è? Quanto la canzone! Sta per iniziare! Wow! Diavoletti, sentiamo, sentiamo! Saremo amici, non scappare troppo fuori. Comincia la festa, la tua vita lascia andare. Wow! Guardate il mostro che è entrato in casa nostra. Ma cos'ha, una coda super gigante? Vuoi sentire, amici? Cosa? Cosa? Wow! Che bello! Al contrario adesso? Wow, che bella! Vi piace questa canzone? Ci sono coccodrilli lì? Un vulcano! C'è lava! Elettricità! Vorrebbe cucinarci? Cosa? Guardate cosa è entrato in casa nostra! Eh sì, non ci posso credere, diavoletti! Anto, ti ricordo che questo mostro è entrato in casa nostra e noi sentiamo... Qua! Cosa, la sta anche imparando? Guardate chi è entrato in casa nostra! Diavoletti, è veramente molto spaventoso! Questo mostro era in casa nostra? Esatto! E ci ha fatto ascoltare la sua canzone! E ha trasformato il nostro cagnolino in... Wow! Wow! Abbiamo appena ascoltato una canzone bellissima. Wow. Che bello. Vi è piaciuta la canzone di Billy Basta Up? Commentate qui sotto, fatecelo sapere. Anto, ma il suo nome è un altro? Ci sono mille modi, mille modi. Il suo nome è Barnaby. Barnaby? One day later. Oh, diavoletti, io sto continuando ad ascoltare la canzone di nascosto. Eh sì, è troppo bella. A me piace molto, è la mia preferita. Sentite. Comincia la festa, la tua vita lascia andare. Ora non aver mai più. Perché oramai tu sei qua giù. Scegli quello che ti va. Diavoletti,
Questa canzone è la mia preferita! Viva e lodi! Oh, al contrario! Oh, che bello, che bello! I serpenti perché no? Mille vie per l'aldilà. Tutto il sacco sfiderai. Perché strapparsi la testa e verdi qua. E vestita ti vedrai. Ci sono mille vie per l'aldilà. Sopriva tu sarai. Chiudi gli occhi e presto. Ok, questa è la mia parte preferita. Insieme a degli alligatori. Oh, gli alligatori. Lasciarti in un vulcano a bruciare tra i vapori. Il vulcano! Guardate la lava. Elettricità! Che bello, che bello. Questa è la mia canzone preferita. E Vinci non sa niente? Vinci non sa che sto ascoltando questa canzone? Eh sì, la sto continuando ad ascoltare! Mummificarti? Ci sono mille vie per l'aldilà. Perché scapparsi la testa è per di qua. Wow! È tema Halloween. Perché la sto ascoltando sempre?